Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'episodio numero 2 del video del boiler autocostruito. Oggi siamo qui con la versione quasi terminata del progetto. Allora, si potrebbe benissimo usare così e portare via, difatti è abbastanza portatile, dopo vi farò vedere bene tutto in dettaglio. Però voglio fare un altro miglioramento che vi dico semplicemente cos'è, però non ve lo spiego troppo per non rovinarvi la sorpresa, che è quello di avere un serbatoio di riserva isolato dove continuerà a circolare l'acqua in modo da avere comunque un'autonomia maggiore rispetto a questa. Questo qua è comunque usabile ed è funzionante al 100%. Ve lo faccio vedere in dettaglio. Allora, qua abbiamo il rubinetto di uscita dell'acqua calda che avrà una temperatura sempre costante di circa 45-50 gradi in uscita. Qua abbiamo il tubo che ho prolungato di aspirazione dell'acqua fredda. Qua abbiamo questo tubo che proviene da dentro che riempirà il boiler quando si svuoterà, perché quando apriremo il rubinetto ovviamente si abbasserà il suo livello. Qua abbiamo quest'altro tubicino nero che è quello che prende l'acqua dal boiler e la porta al rubinetto. Qua abbiamo il fornello ad alcol che vi lascio in descrizione il link per costruirlo con la relativa base, e sotto quella parte lì è il boiler. Qua sopra si vede il boiler e c'è questo buco per far uscire i vapori e i gas prodotti dal fornello. Ovviamente è apribile dappertutto. Qua ci sono elastici in tutti e quattro i lati che sono rimovibili, quindi si può aprire, e si può aprire anche la cassetta per vedere il contenuto. Allora, non ve la apro perché poi sarebbe un po' un casino richiudere tutto durante il video. Se volete capire come è stata costruita e tutti i componenti che ci sono, perché non ho aggiunto nient'altro oltre che alla scocca rispetto al video scorso, che trovate in descrizione, pure quello vi consiglio proprio di andare a vederlo. Per farvi capire, per chi non avesse capito neanche guardando l'altro video come funziona, ho preparato uno schema che adesso vi illustrerò. Allora, lo schema è questo. Vi spiego prima i componenti, poi il funzionamento. Allora, innanzitutto ho messo due tipi di sorgenti, che una è quella che pesca l'acqua che viene da qua, da una bacinella o comunque da un serbatoio, e uno che la prende da un rubinetto, quindi con la pressione dei nostri rubinetti. Questo qua è il boiler, questa qua è la basetta e questo qua è il fornello ad alcol. Questo qua è il rubinetto con il relativo interruttore, che qua si può vedere il comando dell'interruttore, questo cavo, e si può vedere bene il meccanismo nel video scorso. Questa è la pompa che c'è dentro qua, che praticamente prende l'acqua anche da un punto molto più basso rispetto a quello dove è posizionata e la butta dentro. E questa è la bacinella, che è come questa che ho già messo dell'acqua per poi farvi vedere il funzionamento, mentre questo è appunto il funzionamento con una sorgente di un rubinetto. Allora, molto semplicemente, dentro ci sono due tubi che sono quelli che ho fatto vedere prima, quello trasparente e quello nero. Quello trasparente, come potete vedere, l'acqua va verso l'alto, ovvero per il principio dei vasi comunicanti, l'acqua viene fatta uscire da un punto più basso dove è pescata, continua a circolare, quindi basterà dargli un impulso iniziale e poi varrà per sempre, a meno che non svuotiamo il circuito. Fatto sta che prende l'acqua e ce la fa uscire dal rubinetto. Cosa succede quando apriamo il rubinetto? Che questo livello qua dell'acqua si abbassa, quindi ci deve essere qualcosa che lo rabbocca, che è quest'acqua che proviene da qua oppure da qua, nel caso utilizzassimo la sorgente del rubinetto. Quindi quando noi apriamo il rubinetto, questo interruttore, come potete vedere, c'è questo cavo che tiene premuto l'interruttore. Quando noi apriamo, fate conto che il filo fa questo movimento, si srotola, ok, questo filo qua si srotola indietro, e quando l'interruttore fa questo movimento apre il circuito. Quindi questa è la pompa che ha i due cavi del 220 volt, era una pompa di una macchinetta al caffè, un cavo gli è diretto, l'altro cavo è di qua, quando noi clicchiamo passa la corrente e la aziona.
Quindi questo nel caso pescassimo da una vasca o da qualcosa del genere, mentre se vogliamo usarlo da una sorgente di un rubinetto, molto semplicemente al rubinetto ci attacchiamo un'elettrovalvola. Ovviamente questo qua è il cavo che sarebbe questo qua diretto, qua ho scritto interruttore perché è il cavo che passerebbe per l'interruttore. E quindi quando apriamo l'interruttore, qua l'acqua è ferma qua. Quando noi apriamo l'interruttore, quindi facciamo uscire l'acqua calda da qua, entra nello stesso tempo l'acqua fredda da un rubinetto. Quando chiudiamo si chiude l'elettrovalvola. Ovviamente bisogna regolare in modo da fare degli strozzi in modo che l'acqua in uscita è uguale all'acqua in entrata, cosa che io ho fatto in questo progetto. Stessa cosa sarà fare quando userò l'elettrovalvola. Ok, questo è il funzionamento, spero che comunque vi sia stato chiaro. Adesso vi tolgo un attimo questa scocca qua, quindi vi faccio vedere come comunque far iniziare il processo per scaldare l'acqua che ho fatto vedere anche nel video scorso, ma che adesso vi tornerò a far vedere con il progetto completato. Tutto il circuito è svuotato, quindi dovrò riempire tutto e vi farò vedere bene come fare il Questo è il tutto. cavo di alimentazione della pompa di 220 volt che esce dalla cassetta che ho preparato già una ciabatta con la relativa alimentazione. Qua abbiamo l'acqua fredda, adesso vi farò vedere tramite questo multimetro che ho collegato alla sonda termica, vi farò vedere che comunque è a temperatura ambiente anche meno. Qua ho questi due ho accendini e questa candela perché siccome questo alcol che ho detto in tutti i video dove l'ho usato è un alcol veramente tarocco, fatto sta che comunque volevo usarlo finché non lo finivo, adesso è praticamente finito. Adesso non so se si vede, ok? Quindi bisogna prima scaldare l'alcol e poi accenderlo perché fa molta fatica a bruciare siccome è molto diluito. E qua ho la bacinella che metterò sotto per l'acqua in uscita. Quindi adesso, come prima cosa, andiamo a riempire il fornelletto ad alcol con appunto l'alcol. Andiamo a inserire un po' di alcol. Calcolate che solo con questa quantità di alcol, che se fate conto rispetto a una lattina è veramente bassissima, ci basterà per 20 minuti di fiamma. Allora, io adesso ho acceso la candela e ci posiziono sopra il fornello in modo che si scaldi l'alcol. A voi, se avete un alcol decente, vi basterà con l'accendino avvicinare la fiamma all'alcol e si accenderà. Quindi adesso aspetto che si scaldi, poi lo accenderò. Ok, direi di provare ad accenderlo. Ok, si è acceso. Ho spento la luce per farvelo notare meglio. Adesso comunque, siccome avete visto che la fiamma non è ancora costante, lascio un attimo il fornelletto qua che si scaldi. Perfetto. E intanto vi faccio vedere che la temperatura dell'acqua non è già calda, quindi non è in trucco, ma è fredda. Questa è la temperatura dell'acqua, 16-17 gradi. Ho tolto gli elastici laterali in modo da poter alzare la scatola. Ok, questo è il corpo. Adesso c'è giusto un filo di acqua dentro. Andremo ad inserire altra acqua e a riempire il boiler. Ho portato a livello il boiler. Come potete vedere, adesso ci basterà mettere il nostro fornelletto sotto il boiler. Ok, vi faccio vedere anche qua che la temperatura dell'acqua è anche qui di 17 gradi. E adesso pian piano salirà, ecco, è andata a 18. Adesso rimuoto il tutto, poi continuiamo il video. Ok, tempo di rimettere gli elastici. L'acqua è arrivata a 26 gradi, 27. Adesso salirà. Quando arrivo a circa 45 gradi, riprendo il video.
possiamo aprire il rubinetto. Intanto facciamo cominciare il processo dei vasocomunicanti. Molto semplicemente basterà fare un risucchio qua e l'acqua poi continuerà a cadere appena apriamo il rubinetto. Mi sono spostato qua a lato e come potete vedere, se apriamo, esce acqua. L'acqua del boiler adesso è a 31 gradi. E colleghiamo anche la spina qua. Come vedete, se adesso apro il rubinetto, parte anche la pompa. Vi faccio vedere il processo in cui adesso la pompa prenderà acqua da lì e la Perfetto, butterà adesso il dentro tubo è un tubo. immerso. Se noi andiamo ad aprire il rubinetto, adesso si riempirà il tubo. Apro poco. Vedete? Prima faceva rumore perché... Ok. Si è riempito. Vedete che adesso il tubo è pieno. Ci basterà adesso, quando arriva in temperatura, mancano circa una decina di gradi, possiamo aprire e lavarci le mani tranquillamente. Ok, l'acqua è a 41 gradi, 40-41. Togliamo la sonda. Adesso, molto semplicemente, ci basterà aprire l'acqua e avere la nostra acqua calda. Ok, acqua in uscita, come potete vedere, adesso non tocco bene, però esce a quasi 40 gradi. Adesso non riesce a prendere bene, vedete che l'interno si sposta perché non riesco a tenere Ho dovuto precisamente. ovviamente far sì che ci esca poca acqua in modo che l'acqua in entrata e l'acqua in uscita siano uguali, però vi assicuro che per lavarvi le mani è sufficiente. Beautiful.